Questo programma è offerto da... Siamo a Catania al forum interistituzionale del Mediterraneo organizzato dalla Regione Siciliana. Oggi si è parlato di pesca, si è parlato di cooperazione e sviluppo assieme ai paesi del Mediterraneo. Tanti gli attori principali, tanti personaggi oggi interessati e intervenuti a questo forum che è stato organizzato in 3 giorni, 8, 9 e 10 dicembre 2011. Il tema di questo importante forum è vecchi e nuovi attori nel Mediterraneo che cambia, il ruolo dei popoli, delle regioni e dei soggetti locali, dei governi e delle istituzioni sovranazionali in una strategia integrata di sviluppo condiviso. Francesco Attaguile, dirigente generale degli affari europei e internazionali della Regione Siciliana. Allora, come si pone la Regione e gli enti locali in una strategia integrata di sviluppo condiviso, quello di cui si parlerà oggi, no? Ci siamo resi conti dagli eventi del Mediterraneo degli ultimi mesi che non è più sufficiente mantenere dei rapporti fra i governi, anche perché alcuni dei governi dell'altra sponda sono caduti malamente e dobbiamo invece recuperare il rapporto con le opinioni pubbliche, con le società civili di questi paesi che erano state a lungo ignorate preferendo la scorciatoia dei dittatori come partner. Ecco, noi proponiamo, avendo coltivato da tempo sia la Sicilia sia le altre regioni mediterranee, la via dei partenariati diffusi, dei progetti fra soggetti omologhi della società civile, le università con le università, le camere di commercio, le città,
le imprese, ecco, siamo convinti che su questa base, su questa rete, si può costruire una politica mediterranea nuova, moderna, che coinvolge tutte le popolazioni e che quindi è destinata a crescere in modo solido e duraturo. Secondo lei la COSVAP, l'Osservatorio della Pesca, come si pone all'interno di questa rete di condivisione anche di politica nuova? Ma credo che la pesca e l'Osservatorio Mediterraneo e il distretto intorno a Mazara del Vallo dimostrino come si può collaborare concretamente, pragmaticamente in un settore che è di comune interesse per tutti i paesi mediterranei, e difatti noi lo indichiamo come modello perché insieme alla pesca si costituiscano reti dello stesso tipo nei settori principali di interesse economico, culturale e sociale nel Mediterraneo, e da questi si tragga la rete delle reti, cioè la vera base, il tessuto che comincia ad emergere, su cui costruire una nuova comunità mediterranea. Con questi nuovi soggetti che di questo forum devono far parte, che certo non sono presenti in tre giorni qui, non basterebbe sicuramente neppure uno stadio per ospitarli tutti, ad esempio i protagonisti dei progetti sono migliaia di progetti e più numerosi naturalmente i protagonisti dei vari progetti di cooperazione territoriale, migliaia di progetti finanziati in piccola quantità purtroppo da un'Europa, delle nazioni e degli stati che hanno preferito puntare e costruire rapporti fino a ieri di natura intergovernativa, molto spesso naturalmente costruiti con quei regimi che oggi non ci sono più, parliamoci chiaro, in tutti i campi dell'economia e della società, molto spesso finalizzati allo sfruttamento di risorse che hanno impoverito quei paesi e quei popoli, e le conseguenze di questa condizione soprattutto noi in Sicilia li abbiamo verificati e toccati con mano. Da queste conseguenze, una delle più drammatiche, il movimento migratorio di tanta gente che ha cercato speranza, dignità e lavoro appunto in Europa. Quindi i protagonisti di questi progetti, ma ad esempio le università che hanno avviato da tempo tante collaborazioni, le regioni che più volte si sono incontrate, le associazioni di categorie che comunque hanno collaborato non secondo lo spirito appunto dello sfruttamento e molto spesso del saccheggio delle risorse di quei paesi e di quei popoli, ma un modello diverso che veda cooperare alla pari questi paesi che si affacciano sul Mediterraneo e rivela cooperare in base appunto agli interessi comuni da perseguire, alle affinità che si hanno, che noi in particolare sicuramente abbiamo, in base a logiche profondamente diverse da quelle che hanno ispirato le politiche dei governi europei. E allora, visto che certamente non possiamo ritrovarci le migliaia di protagonisti di questo forum qui attorno a un tavolo in una piccola sala, non c'è dubbio che bisogna fare un censimento di tutti questi soggetti e farli dialogare, farli comunicare tra di loro perché questa rete si possa consolidare e perché a partire da questa rete di questi soggetti questo progetto di cooperazione, di collaborazione possa crescere nel tempo. E in quali campi? Ma in tutti i campi ovviamente. C'è un modello, come dire, di affiancamento dei rapporti intergovernativi che i profondi cambiamenti che diversi paesi del Nord Africa hanno vissuto, pensate all'Egitto, alla Tunisia, sicuramente alla Libia, la stessa Algeria, la Siria, eccetera,
che si avviano a conquistare pienamente la democrazia. Poi può essere discutibile chi vince, chi perde, eccetera, ma non c'è dubbio che si è avviato un processo che ormai ha archiviato i regimi dittatoriali, con i quali parecchi paesi europei instauravano rapporti che poi portavano allo sfruttamento di energie e di risorse, ma anche all'impoverimento di quei popoli e a migliaia di persone, a centinaia di migliaia di persone che hanno cercato altrove lavoro attraverso la via certamente rischiosissima, tante vite sono state perse nell'emigrazione. Cambierà tutto dall'oggi al domani, ma noi dobbiamo comunque fare la nostra piccola grande parte, mettere insieme, piuttosto che soltanto i governi, quello è inevitabile, una serie di soggetti che sono migliaia, che sono i protagonisti dei processi di cooperazione territoriale, ma anche le università, le associazioni di categoria, i sindaci e quindi i comuni, i quali insieme devono condividere un progetto alternativo di sviluppo. Energia alternativa non vuol dire 100.000 o 10.000 mega di grandi impianti fotovoltaici fatti dai grandi gruppi francesi o tedeschi in barba a quei cittadini per poi portare l'energia in Europa, vuol dire spiegargli e fargli dare una mano dai loro governi che forse un piccolo impianto da 20 metri quadrati di fotovoltaico vuol dire dargli l'energia elettrica per tirare acqua in un pozzo piuttosto che per illuminarsi e quindi risparmiare. E poi l'artigianato, come la formazione professionale, dove possiamo dargli più che una mano, le università che collaborano, i loro giovani che possono venire da noi e qualcuno dei nostri che può andare da loro per far crescere quelle società e quelle economie. Per carità, i grandi gruppi multinazionali magari non si arricchiranno, questo modello di sviluppo del saccheggio e dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo viene una volta per tutte indebolito, se non archiviato, dovrebbe essere bruciato per la verità, in maniera tale che ciascuno possa conquistarsi la sua parte di benessere e di lavoro. In questo noi, attraverso un documento che ora elaboriamo, dobbiamo indicare, come dire, una serie di punti che costituiscono una vera e propria rivoluzione. In tal senso abbiamo fatto un buon lavoro con questo forum interistituzionale e da qui al prossimo maggio io credo che dobbiamo mettere insieme con un censimento attento i protagonisti potenziali di questo grande sforzo di cambiamento, visto che ormai quei paesi, credo che lungo la democrazia, non questa strada, non torneranno indietro. E la Sicilia, peraltro, che non ha grandi gruppi che possono andarli a sfruttare, ma bensì una lunga tradizione di collaborazione, di dialogo, eccetera, può svolgere questo ruolo di propulsore di un modello nuovo di sviluppo, di convivenza e di pace. In che modo portare avanti quindi lo sviluppo condiviso in una situazione critica politica che c'è all'interno dei paesi del Maghreb? Coinvolgendo le società civili e sollecitandole, come dire, ad una cooperazione che deve sostituire il modello fino ad oggi vigente, che ha visto la società civile completamente esclusa, rapporti intergovernativi tra stati, tra gruppi imprenditoriali e governi dittatoriali che, grazie a Dio, lì non ci sono più. Questo politecnico del Mediterraneo, udite udite, del Mediterraneo, i governi lo avrebbero collocato in Slovenia. Io credo che non c'è regione che può avere più titoli della Sicilia per ospitarlo. Siccome non vogliamo assolutamente far precedere finanziamenti o decreti, mettiamo insieme le nostre università e offriamo il nostro patrimonio culturale e formativo ai giovani di quei paesi. Magari gli diamo una mano ad ospitarli, se possibile, perché no? E perché no? Avranno prestigiose università al Cairo piuttosto che ad Alessandria, ovvero a Fez, e anche loro hanno parecchie cose da insegnarci che possono interessare i nostri giovani. Ecco, uno scambio alla pari, non i padroni del mondo, gli europei sviluppati rispetto agli schiavi o agli africani retrogradi da acculturare e da educare. Un'ultima domanda: acque territoriali è un problema decennale, in che modo portarlo a una risoluzione? Facendo degli accordi che vanno rispettati. Nelle acque territoriali non bisogna andare, oppure si fanno degli accordi per cui se io vado a pescare in Libia o nelle acque della Libia magari pago una tassa che consenta alla Libia di incassare una parte degli utili che io realizzo pescando a casa altrui.
Presidente, quanto è importante il dialogo tra i popoli del Mediterraneo per arrivare ad avere una cooperazione, uno sviluppo condiviso? Per lo è sempre stato, da sempre, da millenni. Ma oggi c'è un motivo ulteriore e estremamente importante che ci induce a arricchire questo scambio e questo dialogo. Il fatto che tutta la sponda sud, tutti questi paesi della sponda sud, così vicini alla Sicilia, stanno subendo dei cambiamenti radicali, formule politiche nuove. Prima c'era un partito unico, un partito dominante, adesso escono fuori dei partiti solo con maggioranza relativa, che se vogliono fare un governo debbono per forza fare delle coalizioni, e se si crea una coalizione si può anche disfare, e quindi si crea il principio democratico dell'alternanza, prima gli uni e poi gli altri. Eppure sì, la cosa più importante è che questa formula politica nuova li costringerà a negoziare, a cercare compromessi, cose che prima non avevano mai fatto. Ora la Sicilia, che è l'esempio, il paradigma stesso della democrazia, del dialogo, dello scambio, una terra ospitale, sempre aperta alle posizioni degli altri, a ricercare in maniera molto amichevole, tollerante, aperta, l'incontro con gli altri popoli, ma è l'esempio stesso che loro dovrebbero assumere come modello. Quindi la Sicilia è un modello per tutti questi paesi sotto il profilo politico, ma lo è anche sotto il profilo economico. Quindi noi siamo in una posizione straordinariamente favorevole per le energie rinnovabili, per il turismo, per la pesca. Ma questi paesi sono tributari della Sicilia per imparare a creare una filiera, perché la pesca non si tratta solo di buttare una rete e tirar su i pesci, si tratta di avere le barche. Prima di tutto c'è la cantieri, e se non hai la barca non vai a pesca. Secondo, devi saper pescare, e ci vuole la formazione tecnica. Poi devi sapere cosa ne fai col pescato, e se non lo sai conservare lo butti a mare. Allora c'è la catena del freddo. E poi lo devi valorizzare, e bisogna che sia a un livello qualitativo che possa entrare in Europa. Ecco, gli italiani in questo sono formidabili, i siciliani hanno il distretto di Mazara del Vallo, sono sempre andati per mare, sono sempre stati presenti lungo queste coste. Noi dobbiamo fare in modo di sensibilizzare questi nuovi paesi ai problemi che a noi stanno a cuore: lotta contro l'inquinamento, la lotta contro uno sfruttamento selvaggio delle nostre risorse, che poi i pesci finiscono, fare in modo che si studino, e noi abbiamo... Quindi in tutto questo comunque è importante avere un rispetto delle regole ben preciso da entrambe le parti. Esattissimo, noi abbiamo l'interesse a che il mare Mediterraneo non sia terra di nessuno, sia un mare, il più bello del mondo, dove sono nate le antiche civiltà, ricco di pescati, dove potrebbero arrivare tutti e vorrebbero arrivare tutti, ma noi dobbiamo fare in modo che questo mare regionale, con i suoi paesi rivieraschi, dobbiamo collaborare insieme. Lei nel suo intervento ha parlato di incomprensioni tra gli stati del Mediterraneo. Cosa intendeva? Intendo che certe volte, se si perde di vista questa tela di fondo, dove noi vediamo un mare appunto regolamentato, dove tutti noi sappiamo quello che si può fare, quello che non si può fare e così via, ci si attacchi soltanto a problemi, direi quasi impulsivi. Vedi un peschereccio, lo sequestri, oppure ti dà fastidio di vedere che c'è una barca da pesca che sta vicino alle tue coste o al di fuori del tuo mare territoriale, però in una zona che tu consideri esclusiva per la pesca, e allora te lo trascini nel porto. Ecco, noi dobbiamo evitare tutto questo, bisogna fare in modo che, come diceva lei, ci sia un regime giuridico corroborato da un'atmosfera di comprensione, di fiducia reciproca. Non c'è nulla di più della fiducia per creare rapporti amichevoli.
e noi dobbiamo vedere tutto quello che sta avvenendo nel mare Mediterraneo non come una minaccia di una possibile immigrazione selvaggia, di problemi improvvisi che si possono verificare perché l'islamismo assume caratteri difficili o estremisti, di un islamismo politico accentuato. No, noi dobbiamo vedere in tutto quello che sta avvenendo nel Mediterraneo un'opportunità, una straordinaria opportunità di rafforzare i nostri rapporti, di migliorarli e di aiutare questi paesi a svilupparsi e nello stesso tempo sviluppare noi stessi. Lei ha parlato nel suo intervento di salvaguardia delle risorse del Mediterraneo. Allora, in che modo portarlo avanti insieme anche ai paesi del Mediterraneo? Lo sforzo che abbiamo compiuto con l'Osservatorio anche nel corso di questa riunione che si è tenuta qui a Catania nell'ambito prestigioso del Forum Interistituzionale del Mediterraneo è quello di ottenere un clima di cooperazione tra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, capace di poter creare le condizioni per la salvaguardia del mare comune e delle risorse ittiche. La riunione di oggi ha messo intanto sul tappeto la redazione del rapporto annuale 2011 della pesca sullo stato della pesca e dell'acquacoltura nel Mediterraneo. Sarà un numero monografico dedicato espressamente ai rapporti internazionali e il diritto del mare, che oggi, come ha definito il professore Scovazzi, è un caos, perché ognuno degli stati che si affaccia sul Mediterraneo ha una legislazione e un utilizzo del mare diverso. Il mare, l'ha definito su una carta geografica, appare come un arlecchino, proprio perché si va per esempio dalla normativa libica delle 60 miglia che chiude completamente il Golfo della Sirte alla protezione per esempio di 24 miglia di Malta e tutte le altre normative. In questo contesto per esempio l'Italia mantiene soltanto la tutela delle 12 miglia. Questo comporta una confusione e quindi anche delle difficoltà operative per la pesca nel Mediterraneo, difficoltà che sono testimoniate anche in questi ultimi tempi dai numerosi sequestri sia da parte libica sia da parte tunisina. L'Osservatorio vuole fornire uno strumento attraverso l'esame dell'attuale legislazione internazionale per arrivare ad accordi condivisi tra tutti i paesi sulla base di un principio fondamentale, che è quello che le risorse ambientali ed ittiche dello stretto di Sicilia devono essere utilizzate in comune da tutti i paesi che vi si affacciano, sulla base però di un utilizzo che sia sostenibile e razionale, cioè che permetta ai pesci di potersi riprodurre e garantire quindi l'utilizzo di questa risorsa anche nel futuro. Quindi non soltanto uno sviluppo integrato, ma anche una politica integrata. Una politica integrata, e questa politica integrata è stata sintetizzata dal presidente del distretto, il dottore Tumbiolo, come Blue Economy, cioè una politica che permetta anche agli stati confinanti di poter disporre del know-how che abbiamo sviluppato nell'ambito del distretto con alcuni prestigiosi programmi scientifico-tecnici che sono sintetizzati per esempio dal marchio di qualità per i prodotti come il gambero rosa, il gambero rosso e il gambero viola, il gambero bianco, così come sono sintetizzati anche dal programma che sta partendo relativo al distretto, all'intera filiera del distretto produttivo che ho denominato Blue Economy, ma anche a un progetto che, se approvato, potrà garantire, si chiama MemSafe ed dovrebbe essere finanziato nell'ambito del programma di collaborazione EMPI tra Italia e Malta,
per garantire sicurezza alla navigazione nel canale di Sicilia. Ho sottolineato nel mio intervento come per esempio un rischio grandissimo per il futuro della pesca sarebbe un incidente con una petroliera, una delle numerose petroliere che solcano ogni giorno il canale di Sicilia, che il cui sversamento del petrolio potrebbe completamente distruggere non solo il pesce ma tutta la fauna esistente nel mare Mediterraneo. Oggi si è firmato un protocollo d'intesa, di cosa si tratta e quali sono gli attori? Anche questo è frutto dello sforzo che abbiamo compiuto come osservatorio di allargare il campo d'azione dalla pesca all'agricoltura, perché anche l'agricoltura soffre dello stesso male della pesca, cioè quello di non avere un'interfaccia con il mondo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica. Il governo regionale ha riconosciuto la necessità di ampliare l'attività dell'osservatorio anche al settore agricolo. Con la convenzione stipulata oggi si dà proprio l'avvio a questa attività scientifica nel settore dell'agricoltura, e credo che in settori così importanti per l'economia siciliana come quella dell'agrumicoltura, della vitivinicoltura, dei cereali sia un'altra grande occasione per la Sicilia di poter avere ricerca scientifica, innovazione e sviluppo socio-economico del territorio. Questo programma è stato offerto da...